Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. E alla fine l'ho presa, alla fine. Ci stavo dietro da un po'. Ho voluto cambiare un attimino e provare. Ho visto un po' di recensioni, tutte positive, molti video, anche ben fatti. E alla fine, eccola qua. In questo video vi parlo della tripletto, vi parlo un po' come funziona, le sue caratteristiche tecniche principali, poi andiamo a provare sul campo. E come ho fatto anche con l'altra testina per decespugliatore, pure questa l'ho presa su bazargiusto.it. Troverete il codice sconto per voi, se vi interessa, per risparmiare qualche euro, nelle descrizioni. E nel frattempo ci ascoltiamo la sigla. Cominciamo con le caratteristiche tecniche. 200 grammi con il filo, quindi pesa qualche grammo in meno senza il filo. Corpo in alluminio ricavato dal pieno. È un pezzo unico, è fatta veramente molto bene. Ha un attacco universale per tutti i cespugliatori e qui ha dei perni, e qui è una delle genialate, che servono per fissare il filo che si monta e si smonta senza alcun attrezzo. Guardate qui. Ecco qua. Quindi, se andiamo nel campo a lavorare con questo, non ci dobbiamo portare dietro attrezzi, cacciaviti, pinze e brugole eventualmente, ma soltanto i pezzi di ricambio del filo. Secondo le istruzioni della casa madre, la tripletto può montare fili da 3, 3,5 e 4, qualunque forma, stellari, rotondi, quadrati, vanno bene tutti. Adesso vi faccio vedere una cosa. Se avete un decespugliatore poco potente, potete scegliere di montare soltanto 3 fili invece che 6. Ovviamente 6 è riferito alla coppia, eh? Sono 2 di qua per 3, 6 fili. Si può montare soltanto anche solo un filo, sempre riferito alla coppia. Adesso questo è piegato, ma spero di riuscire, se no prendo il mio filo. Ecco qua. Ovviamente la lunghezza opportuna, e montandone 3 così si ha una configurazione con 3 fili, quindi sforza di meno il motore. Quindi se avete un decespugliatore che non è molto potente, potete utilizzare questa soluzione qui. Se no, generalmente si può utilizzare quella della casa madre con 6 fili. Il filo si monta e si smonta in pochi minuti, è semplicissimo, avete visto. Adesso vi parlo del perché questa testina, a detta di quello che dice il produttore, va veramente bene. Ciò che la rende unica è l'uscita tangente del filo. Il filo, una volta che gira, non è qua come uscita come tutte le altre testine, ma è tangente al punto di taglio. Ecco, spero di farvi capire. Questo cosa comporta? Comporta che il filo si consuma di meno, si rompe molto di meno, rende molto di più, sforza meno la macchina, consuma meno carburante, se ce l'avete a scoppio. Ovviamente se avete il cespugliatore elettrico consuma meno corrente. Queste sono le caratteristiche tecniche principali. Abbiamo due rondelle poi da posizionare per montare il tutto. Adesso andiamo fuori e lo montiamo e lo proviamo direttamente. Lo proveremo in 3 condizioni diverse. Sull'erba, ora l'erba non ce l'ho altissima. Quella che ho, provo a tagliarla, ma so già che va bene. Non sarà nessuna sorpresa. Lo proveremo col taglio delle canne. Canne ne ho tantissime. Di solito usavo il macinone oppure il disco a 3 lame. Voglio provare questo. Ho visto che qualcuno l'ha provato, ci è riuscito e anche con successo. E poi lo proveremo sui rovi. Sui rovi fino adesso ho usato il macinone. Se questo funziona sui rovi, ho una testina universale e sarà la mia nuova testina del cuore. La proviamo tra qualche minuto. Il montaggio è veramente elementare. Ho tolto la testina di prima e lascio il rondellone, questo qui originale del cespugliatore. Guardate, la sede di fissaggio del tripletto si adatta perfettamente alla mia rondella, vedete? Quindi vanno utilizzate insieme. Non utilizzo nessuna delle due rondelle in dotazione perché altrimenti il mio bullone non arriva a filettare al filetto. Ho già provato, mi aiuto con una chiave a bussola e poi, come al solito, dobbiamo fermare con un punteruolo, con qualcosa. Io sto usando una chiave a brugola. Ecco qua, diamo una avvitata. Perfetto. Ok, montata. Veramente 2 minuti di lavoro. Andiamo sul campo, andiamo a provarla un po'. Allora, il primo test lo facciamo qui. Ho l'erba alta, abbastanza alta, insomma, ancora non siamo nel periodo delle piogge, quindi l'erba è quella che è, però è quello che ce l'ho più alta.
Allora, come volevo si dimostrare, il primo risultato è assolutamente perfetto. Ora lì il tubo mi dava fastidio, quindi avete visto, ogni tanto dovevo rallentare, ma qui avevo l'erba più alta. Tra l'altro, piccola curiosità, qui avevo la prima lombricompostiera di 2 anni fa, è andata un po' in disuso, però l'erba tutta intorno era la più nutrita, era quella che veniva su prima. Quindi questa poi la risistemerò, ci metterò i bancali sopra e farò un'altra compostiera normalissima, insomma, per il compost, come ho fatto quello lì, con l'erba tagliata. Quindi quest'erba qui poi la raccoglierò e la metterò nel compost. Dai, ci spostiamo a qualcosa di più sostanzioso, andiamo a trovare un po' di rovi. Allora, qui siamo sui rovi e dove non ero arrivato ancora con il macinone, quello dell'anno scorso. Sono curioso. Ovviamente questa lama taglia, il macinone invece distrugge, polverizza, sono due cose diverse. Quindi una volta tagliati questi rovi rimarranno sul terreno. Non abbiamo risolto moltissimo, si decomporranno poi in un paio d'anni, invece col macinone era la cosa era immediata perché diventavano polvere. Ok, analizziamo un po'. Questo tripletto è un animale. Guardate, adesso mi avvicino, vi faccio vedere i rovi che ho tagliato. Sono più grossi di un dito. Danni sul filo. Questo è un filo da 3,9, l'ho misurato prima. È un quadrato della fabbrica. Danno solo questo in dotazione. E per questi lavori, proprio di sottobosco, secondo me è il filo migliore. Io ho un filo più piccolo e probabilmente non avrebbe lo stesso risultato, pur essendo uno stellato. Comunque. Guardate qua il filo, si è rovinato di poco, veramente poco, e ogni spezzone è 13 centimetri, l'ho misurato prima. Vediamo un po' da vicino i rovi che ho tagliato. Ecco qua. Questo sarà stato, non ho dietro con me il calibro, ma è quanto un mignolo. Anche questo. Allora, sui rovi, se bisogna solo tagliare con un buon filo, magari di scorta, perché questo non è che dura all'interno, si fa un buon lavoro. E in alcuni punti, ovviamente, la testina si è impigliata, quindi ho dovuto un attimino lavorarci qualche secondo. Ma davvero, in un paio di minuti abbiamo fatto una piccola pulizia. Ora sono curioso di vedere sulle canne. Allora, qui ho delle canne anche abbastanza spesse, abbastanza grosse. Adesso è il tempo che mi vesto, accendiamo e proviamo. Allora, sono contento di aver trovato il punto di rottura del filo. A me piace portarli al limite, gli attrezzi. Questa è una canna più grossa che ho tagliato, una delle ultime due. Quanto sarà di circonferenza? Ve lo scrivo dopo in sovraimpressione, che lo misuro col calibro una volta che chiudo tutto. E questo è il filo che non c'è più. Quindi, dopo la terza canna, quarta canna di queste dimensioni, il filo è completamente distrutto. Ergo, abbiamo trovato il punto di rottura. È importante questo da sapere, perché se ci dobbiamo apprestare a fare un lavoro così, di queste dimensioni, dobbiamo sapere che fin qui non ci possiamo arrivare. Le canne più piccole le tagliate senza problemi. Eccolo qua. Questa è proprio acqua fresca. Quelle più grandi invece ha sofferto un po'. Non mi piaceva finire il video col filo rotto, allora ho messo il mio. Questo è un Active da 2,5, molto più piccolo di sezione rispetto all'altro, quello originale della casa. E adesso lo proviamo sul taglio del favino. Sicuramente non avrò problemi perché è una coltura molto morbida, però insomma, vediamo come va.
Non avevo dubbi che si sarebbe comportata bene la tripletto con questo filo e con questa coltura, insomma, alla fine è erba molto fresca, nulla da dire, insomma, nulla di speciale. Si lavora anche non a massima velocità, io ho provato entrambe le soluzioni, sia a metà gas che a tutto gas, ovviamente si lavora bene con questo tipo di coltura anche a metà gas. Ho ottenuto 13 cm di filo, potevo tenere qualcosa in più. Questo, essendo più piccolo di sezione, potevo allungare leggermente, ma non volevo sforzare il motore, insomma. E tenete conto che poi lì, guardate, c'ho dell'erba alta da tagliare, quella saranno 40 cm, ha piovuto per 3 giorni, quindi bagnata. E quindi avere un filo più corto mi permette di non andare sotto giri col motore. Bene, è tutto per questo video. Sono molto contento di questa testina qui, davvero mi ha fatto piacere provarla. E mi ha fatto piacere acquistarla. Entrerà a far parte sicuramente della mia attrezzatura. La terrò sempre montata qui sul lucespugliatore. È la mia nuova testina del cuore. Quindi è molto comoda davvero il fatto di poter portarsi due spezzoni dietro, cambiarla al volo senza utensili per una manciata di euro, per quello che costa, insomma, è fatta veramente molto bene. Ve la consiglio. Bene, è tutto per questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Se non vi è piaciuto, lasciatelo in giù. Va bene lo stesso. Iscrivetevi al canale e condividete il video se vi fa piacere. Se avete altre esperienze con questa testina, scrivetemelo pure qui nei commenti. Troverete l'approfondimento sul blog, come sempre. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.